in questa indagine, che sono state divise in due lotti, vero? Una prima ricerca e una seconda ricerca che ha riguardato questa parte qui e anche quella parte lì che vedete scavata, che poi è stata riaperta perché non c'erano cose particolarmente interessanti. Mentre noi avevamo, intanto per fare un ragionamento più completo, mentre noi si partiva con questa idea di fare comunque gli scavi, di essere pronti rispetto a certe opportunità, parallelamente si è inserita una ricerca legata al corpo di Monna Lisa, perché uno storico fiorentino, Pallanti, aveva trovato all'interno dell'archivio di San Lorenzo dei documenti che dicevano che Monna Lisa era sepolta in questo convento, era sepolta presumibilmente all'interno della chiesa, perché qui c'era la figlia che era una suora e quindi lei era stata sepolta. Quindi si è abbinato alla nostra ricerca quest'altra ricerca parallela in autonomia totale da quello che stavamo facendo noi. Certamente questo elemento ha scatenato un tipo di attenzione su Sant'Orsola. Tipo d'attenzione secondo noi anche interessante, perché ha valutato e poteva portare una serie di investimenti anche su questo immobile. Poi, avendo il progetto definitivo, avendo in corso queste ricerche, abbiamo deciso, dopo aver fatto tutta una serie di valutazioni, di andare avanti con un progetto di finanza che sembrava in quella fase l'operazione più adeguata a fare, anche perché era arrivata al direttore generale una proposta e degli interessi rispetto a questo ragionamento del progetto di finanza. Quindi abbiamo fatto un bando, c'era un gruppo che era il proponente del progetto di finanza, che ha presentato un progetto, il responsabile del progetto, cioè dire il direttore generale, che è arrivato da un gruppo di esperti, ha valutato il progetto, aveva chiesto una serie di modifiche, di integrazioni, che comunque chi ha proposto il progetto ha sempre detto di sì, ma che poi alla fine non ha portato, dopo aver rimandato due o tre volte, mi sembra, la scadenza, non ha mai portato, ma non tanto secondo noi, o quello che ci veniva anche riferito, legato a un aspetto progettuale di destinazione, quanto probabilmente a un problema legato dal punto di vista proprio economico, di garanzia. Cioè delle banche dovevano garantire il progetto, un progetto da 30 milioni di euro, in questa fase dove negli ultimi 3 o 4 anni l'edilizia è precipitata e i mutui sono precipitati, questa difficoltà nel garantire il progetto di finanza. Quindi noi ora vado a memoria.